Oggi, mentre la stavo guardando, mi sono posto una domanda. Ma qual è il valore della .gt? L'unico modo per rispondere a questa domanda era quello di andare su un sito di compravendita di auto e vedere più o meno i prezzi. Partendo dal prezzo più basso, ho trovato questo modello a 5.000 euro. Nella descrizione vediamo che l'auto è ferma da anni. Continuando la ricerca sul sito, filtrate in ordine crescente, troviamo un'altra quindicina di modelli di Fiat.gt. I prezzi variano dai 10.000 fino ad arrivare a un massimo di 20.000 euro. Ma per capire ancora meglio quanto vale la .gt, ho creato un annuncio anch'io. Ho caricato le foto e ho pubblicato l'annuncio. Ora non ci resta che aspettare. Dopo qualche minuto l'annuncio viene pubblicato. Nell'annuncio io ho messo quattro fotografie, una anteriore dell'auto, una laterale, una posteriore è uno degli interni. Per il prezzo ho messo 1000 euro, ma è solo un prezzo indicativo, perché nella descrizione ho scritto prezzo indicativo, scrivetemi la vostra offerta. Prestate la vostra attenzione, perché da adesso inizia il delirio. In 10 minuti vengo invaso di messaggi, ma molti non hanno capito che devono fare un'offerta. Quindi glielo ribadisco. Arriva anche la prima offerta di 5.000 euro. Ma non contento, che fai? Non lo pubblichi anche sul marketplace di Facebook? E questo è stato l'errore più grande. Invaso di messaggi in 5 minuti. Ma ovviamente anche qui, accecati dalle foto, si dimenticano di leggere la descrizione e devo ricordare di fare un'eventuale offerta. C'è anche chi riconosce l'auto, gli sembra strano che l'ho messa in vendita. Mi scrivono anche da Instagram. Ah, se non mi segui, che aspetti? Blue Ice GT.